facciamo salire allora anche gli altri nostri ospiti, quindi grazie. Santoro, per quello che riguarda i contratti pubblici, abbiamo anche la Consob, eccoci qua, l'avete lasciato sola qua. Allora, prendiamo la palla al balzo, Presidente Di Truzzella, se vuole sul tema assicurativo poi arriviamo anche a tanti altri argomenti, perché appunto è sicuramente la sua autorità più trasversale di tutte quante. Allora, l'assicurazione è quella di concorrenza, appunto, ma questo è un problema che ci raccontiamo da 10 anni. Però ci sono più fatti. Primo, l'autorità garante della concorrenza del mercato qualche mese fa ha emanato, ha completato la sua indagine conoscitiva sul mercato assicurativo con particolare riferimento alla responsabilità dei cittadini per i danni derivanti dai cittadini. E da lì che emergono in modo appunto asseverato scientificamente e tutta una serie di anomalie che riguardano le stesse in Italia. Soprattutto è comparante, perché è fondamentale la comparazione con i nostri partner europei. Da lì è nata, appunto sulla base di questo propellente, quell'iniziativa di cui parlava Rossi, il presidente Rossi, e cioè dal seguito di quell'indagine conoscitiva che abbiamo mandato al governo e al Parlamento, abbiamo avviato quel tavolo tecnico, quindi nell'arco di, io ho posto questo problema un anno e mezzo fa, abbiamo fatto l'indagine, c'è stato il tavolo, ora abbiamo grosso modo un testo di proposta, occorre che tutte le associazioni di tutela dei consumatori, la cultura, le università lo facciano loro parte nel dibattito pubblico promuovendo l'approvazione legislativa di queste regole. E mi pare però che quello che è emerso in questo incontro e in sintonia col rapporto che presentiamo è che negli ultimi tempi, come lei vede, non ci osserva le testimonianze di cooperazione fattiva tra autorità. Qui a mio fianco c'è Sergio Santoro, il formidabile presidente dell'autorità dei contratti, e con lui abbiamo, la lanciamo in questa sede, un'iniziativa contro le assicurazioni, l'abbiamo detto. E noi stiamo facendo una cosa importante con la collaborazione, che spero come sempre vigorosa, della Guardia di Finanza. Vedete, il settore dei contratti nei confronti delle pubbliche amministrazioni è un settore centrale, contratti di fornitura di beni, servizi, quello di cui si occupa è opere pubbliche, che ha delle conseguenze importanti, il Santoro ce lo dirà, in termini di finanza pubblica, i costi che sopporta appunto poi l'erario, è chiaro, quindi ricadute dirette poi sul consumatore, su tutti noi. Ebbene, questo settore, al di là delle pratiche loro, però ci sono delle problematiche di concorrenza, accordi tra imprese, abuso di un'impresa che sfrutta la sua posizione dominante per escludere la concorrenza di altre, e tutto ciò non ha delle conseguenze, si può dire, è un settore generalmente tralasciato. Perché? Perché non si può operare da soli. Io non posso fare se non ho una collaborazione sua, che è una banca dati importantissima, curata in modo molto importante, è un patrimonio del paese, e però mettendo insieme queste cose è possibile, abbiamo per questo abbiamo proprio una cosa recentissima, questo protocollo di cooperazione, e che dovrebbe consentire poi di vedere se nel mercato ci sono forme appunto di distorsione della concorrenza in questo settore. E abbiamo elaborato un vademecum da inviare alle stazioni appaltanti, e con il quale appunto sono indicati degli indici di irregolarità per cui dovrebbero appunto investirci, e coopereremo insieme nella repressione di questi eventuali illeciti. Io vengo da una conferenza internazionale del confronto tra l'Unione Europea, guidata da Cerambuglia, quindi il commissario della concorrenza, il vari per alcuni presidenti delle autorità appunto europee, e dall'altro lato i BRICS, e quella parte appunto del mondo che si sta affermando sulla scena, e lì i contratti pubblici, public procurements, sono un fattore fondamentale. Questa esperienza è stata vista come un'esperienza pilota da trasferire appunto anche a questi paesi che vedono con appunto difficoltà e forme proprio di contratti pubblici in cui ci sono spesso accordi, collusioni e così via. Quindi anche questo è un settore di cooperazione
che va a beneficio del consumatore. Per cui io credo che il Consumer Forum di oggi, il rapporto curato come sempre in modo magistrale insieme con l'Università Roma 3, è un momento fondamentale, perché al di là di quello che ci mette, lancia un messaggio fondamentale: l'enforcement è cruciale, la tutela del consumatore è fondamentale in tempi di crisi, e contemporaneamente la cooperazione è decisiva. E aggiungo una cosa: che questa cooperazione si può fare se c'è la cooperazione di un altro soggetto che è cruciale, le associazioni dei consumatori. Perché qui abbiamo parlato delle autorità, abbiamo parlato di altri attori, di altri stakeholder, ma guardate, quelli che sono veramente, oltre al nostro campo di amministrazioni che ci provano a dare informazioni, quelli che veicolano nei nostri confronti informazioni, denunce, ragionate, articolate, filtrate, sono le associazioni dei consumatori, senza le quali tutto questo sistema non può reggersi. Aggiungo una cosa, è finita? No, poi c'è una domanda per lei. Allora soltanto questo. Vedete, però quello che voglio lasciare sono le innovazioni, la cooperazione, l'altra deve riguardare l'università. Io ho cercato appunto in questo periodo di avviare numerosi rapporti di cooperazione, cioè la cultura scientifica deve avere un ruolo di guida e trainante nelle trasformazioni. Le autorità non possono essere considerate delle istituzioni appunto amministrative come le altre. Occorre una riflessione, perché? Perché siamo sul terreno di confine tra appunto il pubblico e la grande travolgente innovazione dell'economia prodotta da cambiamenti tecnologici fondamentali. Quindi ho bisogno, questi settori, tutti noi, abbiamo bisogno di una elaborazione culturale nel confronto dialettico che possa fornire appunto stimolo per l'innovazione e per i nostri comportamenti. Vengo a queste domande. No, io sono molto contenta che lei plauda al rapporto appunto che viene presentato oggi, però per quello che riguarda l'autorità garante della concorrenza, il rapporto dice, ci si chiede se l'eccesso di ruoli e di attribuzioni dell'autorità garante non finisca per distogliere l'autorità dalla sua mission principale, cioè la promozione. Questo è, allora, il rapporto pone tanti problemi corretti, anche questo, e cioè certamente l'autorità garante della concorrenza è stata vista come un'autorità trasversale, giustamente, per cui il legislatore per cui è stata caricata anche di compiti che non riguardano immediatamente la tutela della concorrenza e del consumatore. Le due cose, come vedete, io ritengo in una indiadi, le due cose vanno di pari passo in Europa, cioè dobbiamo ragionare, noi siamo, operiamo strettamente con l'attuazione di diritto europeo, e quello appunto un'indiadi europea, e però appunto sono stati attribuiti altri compiti. E noi ci siamo organizzati, anche questi compiti li possiamo reggere. Alcuni sono complementari, pensate al rating di legalità, quello è un messaggio importante che viene dato al paese, l'idea è che il mercato e legalità non sono due cose confliggenti, ma che il mercato si basa su un ordine giuridico e sul rispetto delle regole. Guardate, il rispetto delle regole è fondamentale. In vari documenti sulla competitività nel paese ci dicono che laddove le regole sono violate c'è meno competitività. E la cosa che diceva poc'anzi sulle assicurazioni, lo diceva Rossi, io mi rilascio a lui, le truffe. Vedete, noi paghiamo molto, tutti noi, non lei che sarà, tutti noi che siamo consumatori, andiamo, dobbiamo pagare, paghiamo molto perché le truffe sono elevate. Quindi il consumatore onesto paga le conseguenze dei comportamenti del consumatore disonesto. E allora lì il rispetto alle regole è cruciale. Per questo voler premiare col rating le imprese che rispettano le regole è decisivo. Detto questo, noi abbiamo avuto dei problemi che riguardano semmai altre cose. Un po' là, ma come vedete, però abbiamo continuato a sanzionare, cioè abbiamo fatto sanzioni forse funzionano per il consumatore. Proprio non rappresentano un deterrente per le aziende. No, non è vero questo, perché le sanzioni, quando ci sono, e noi abbiamo in questo anno, in questi due anni, rafforzato le risorse, soprattutto la tutela del consumatore, costituiscono un forte deterrente per le imprese. Le imprese lottano, io ho molti nemici, moltissimi, ho paura qualche volta, perché è il luogo dove si fanno più nemici appunto al mondo, perché è trasversale, mentre loro possono avere qualche nemico settoriale, io dove di volta ho un nemico. E però appunto questo è cruciale, bisogna dare l'idea che le risorse e le sanzioni ci sono. E come vedete abbiamo fatto anche pesanti, abbiamo sanzionato un grande incumbent del settore delle telecomunicazioni con più di 100 milioni di euro. Le sanzioni servono, le sanzioni continueranno ad essere applicate e ci stiamo espandendo verso altri settori, per esempio appunto quello dei lavori pubblici. L'ultima domanda che la faccio sul tema, che se ne devo dire la verità mi è stato sollecitato, mi è stato detto, visto che vai a Petruzzella, non è proprio cattivella, in realtà è una domanda che le ho fatto anche l'anno scorso, ma qualcuno pare che ci sia
una marcia indietro in questo ambito. Sul tema delle liberalizzazioni ci sembra che non tiri proprio in area favorevole. Il mondo della grande distribuzione è molto preoccupato, lo sono anche i piccoli commercianti che chiudono a decine giorno dopo giorno, però la grande distribuzione dice in realtà si sta facendo un passo indietro sulla questione delle aperture domenicali, sull'apertura appunto ci sono molti vincoli regionali che non si abbattono. Sì. La preoccupazione è condivisa anche dall'autorità. Noi abbiamo fatto, lo dice il vostro rapporto, in senso attività di advocacy, abbiamo ottenuto nella scorsa legislatura anche dei risultati, nel senso molte delle nostre proposte sono andate per esempio a far parte del decreto crescitario, di altre norme in materia di privatizzazione amministrativa, eccetera, però c'è una reazione, è la reazione delle lobby. Questo è un sistema politico istituzionale che dà spazio ai poteri di veto delle tanti lobby che esistono nel paese. Lobby che cercano appunto di fare marcia indietro, perché le liberalizzazioni, guardate, hanno nel medio termine dei vantaggi economici e sociali, ma nell'immediato sacrificano alcuni interessi e il sacrificio appunto comporta delle reazioni. Occorre che però sia mantenuta alta la guardia, l'antitrust lo fa, ma ripeto, le autorità non vivono in uno splendido isolamento, le autorità vivono in interazione con il sistema istituzionale e in generale con la sfera pubblica, e quindi quegli attori che sono anch'essi attori indipendenti che ho citato poc'anzi devono fare la loro parte, perché le liberalizzazioni a medio termine giovano anche al consumatore, non solo come si dice soltanto in termini di prezzi più bassi, ma le liberalizzazioni, quindi la concorrenza, facilitano lo sforzo innovativo, perché la competizione deve essere soprattutto sul piano dinamico, quindi legata all'innovazione dei prodotti nel contendere appunto il mercato. Chiudo, è così. No, ma qualche messaggio magari a questo governo, appunto, noi continueremo con la nostra attività di lobby. Per esempio, quando siamo intervenuti sul settore delle assicurazioni, per dire che ribadiamo delle cose, è quella un'attività di lobby. Abbiamo detto al governo, bada che la situazione non funziona, e non lo diciamo così per slogan, se mi passa la parola giornalistica a Sintinura Verdi, ma appunto lo dico nel senso sulla base di dati, di rilevamenti, di cose precise, e lì un effetto c'è stato nel tavolo. Noi continueremo a farlo anche su altri settori. È chiaro che però appunto occorre un movimento di opinione pubblica, nessuno deve giocare come solista. Io detto sempre, non c'è Giovanni Pitruzzi da presidenza dell'autorità garante, c'è l'autorità e tutti gli stakeholders appunto che insieme operano, c'è la cultura, c'è il mondo dell'informazione, noi possiamo lanciare dei temi, e nel fare questo, e chiudo, io non potrei far nulla come il resto dei colleghi senza i valorosissimi funzionari che operano nell'autorità. Vedete, le autorità sono un patrimonio del paese, non dei presidenti, che sono delle tecnostrutture che hanno appunto un valore culturale e professionale importante che può giocare al paese e vanno appunto valorizzate. Non lo potremmo fare senza la Guardia di Finanza e, come ha detto Rossi, le autorità sono dei collegi. Io ho valorizzato l'aspetto collegiale, noi operiamo appunto come collegio, non c'è un presidente del CGI, c'è la proposta degli uffici, un dibattito interno, un approfondimento e il collegio appunto che decide. Quindi approfitto per salutare una ex componente, fino all'altro giorno, componente del collegio, la professoressa Carla Rabitti, da quei giorni appunto non dà più il fattivo apporto al collegio, ed è veramente una campionessa della tutela del consumatore, perché credo che sia stato, lo possono dire tutte le associazioni. Perfetto, la ringrazio molto, so che anche lei deve andare, ma noi adesso possiamo ancora divertirci. Ti vuole sentire? Almeno presidente Cantani. Ah, e allora andiamo subito a sentire, perché qua parliamo dell'autorità garante delle comunicazioni, perché questa sta, allora ci chiudiamo anche questa altro assessore della scatola, perché il tema della trasversalità delle competenze, forse l'avevi chiamato direttamente presidente Cantani, visto che il tema della pronuncia del Consiglio di Stato, del quale parlavamo prima, come è stato sollevato per vostra sollecitazione. No, non credo, no. Credo che sia. Onestamente non lo ricordo, non c'ero. Se c'era non l'ho visto, non ho sentito. No, se non c'era stato in università, piuttosto che il piano comune. Comunque questa decisione del Consiglio di Stato ha creato tutta una serie di ricadute, sì, che più o meno sono organizzate. La sostanza è quella alla quale accennava prima Giovanni Pitruzzella, e cioè c'è una grandissima collaborazione tra di noi e dobbiamo continuare a spingere in quella direzione. La Commissione Europea ha aperto un'infrazione
questa inflazione, mi pare la risposta debba avvenire entro il 18 di dicembre, grosso modo. Allora, abbiamo avuto delle riunioni con la Presidenza del Consiglio, stiamo cercando di trovare una soluzione ovviamente di carattere generale coinvolgerà tutte le autorità. Poi io credo che la soluzione più operativa venga dopo aver risolto questo problema dell'inflazione, sia continuare con gli accordi bilaterali, i protocolli che sono in via di stesura e ratifica tra le varie autorità e l'antitrust, protocolli che essendo più precisi rispetto, avendo maggiore possibilità di definizione precisa degli argomenti, rendono i rapporti bilaterali più semplici. La volontà politica c'è, le autorità hanno un buon rapporto, non lo considero un problema, lo considero una seccatura, ovviamente, per sapere un sacco di tempo, ma ci arriveremo. Perché poi la sensazione qualche volta è proprio quella che le autorità, pur nei loro compiti molto importanti che hanno assegnato, appunto, devono molto spesso perdere tempo proprio per il recepimento di normative, adeguamenti, no? Sì, c'è una cosa che non andrebbe detta, quindi me la dico lo stesso. E cioè, molte volte alla volontà politica dell'autorità rappresentata dal consiglio, collegio, come si chiama, corrisponde poi quella che si chiama gelosia professionale, e cioè c'è qualche funzionario che dice: questo è il mio giardinetto, se me lo tocchi ti faccio delle cattiverie. Purtroppo, e non è corretto come comportamento, è molto umano, e quindi ritengo che in tempi come questi, Presidente, non sia più neanche tanto umano, bisogna responsabilmente cominciare un attimo ad ampliare i propri orizzonti mentali. Spero che i funzionari responsabili di questa specialità ascoltino le sue sagge parole. Senta, Presidente, prima il Presidente dell'Autorità Garante dei Dati Personali solo ha richiamato le problematiche che sono state introdotte nella nuova era digitale in cui tutti siamo calati. Che sfide nuove ci sono per l'Autorità Garante delle Comunicazioni proprio anche in questo nuovo contesto? Beh, la sfida che in corso in misura via via crescente per tanti anni, cioè la convergenza con le tecnologie della rete, quindi internet che entra a far parte di tutti i capitoli, e quindi una necessità di integrare tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo regolare, su un altro asse di sviluppo che a mio parere finirà per invertire tutto il resto nel giro di qualche tempo. Non sono in grado, neanche gli ingegneri sono in grado di dire in quanto tempo, però che si vada lì è inevitabile. Ci si arriverà in 2 anni, 4 anni, 6 anni, questo non lo sappiamo. Queste sono sfide che comportano la rideclinazione di principi esistenti con parole diverse che tengano conto delle diversità della tecnologia. Un esempio è un provvedimento molto discusso, sul quale tra l'altro in particolare non un'associazione di consumatori, ma un avvocato di un'associazione di consumatori, uno, è particolarmente attivo, e cioè il tema del copyright in rete, dove ovviamente il concetto di copyright resta lo stesso, i diritti restano gli stessi, però nel momento in cui siamo in rete si va a declinare le stesse idee, gli stessi principi con delle esemplificazioni diverse. Voi, se non sbaglio, a febbraio, perché mi sono portato un articolo appunto che riguarda tutto questo tema, entrerà in vigore una delibera antipirateria dell'autorità? No, dunque, noi abbiamo adesso un progetto sul quale
abbiamo indetto una consultazione pubblica come è necessario per una cosa così importante, abbiamo raccolto tutta una serie di interviste, di audizioni, di sottomissioni di documenti, stiamo sintetizzando questo materiale, arriveremo immagino relativamente presto a una delibera finale. Nel progetto di delibera era indicato il 3 febbraio come data in vigore, adesso dobbiamo ancora fare mente locale, non così interale sicuro, non penso di molto. Mi sembra delle controversie tra operatori delle telecomunicazioni e consumatori, è sempre molto caldo ed è quasi simile in termini di numero e affollamento appunto di questo panorama alle controversie che ci sono tra i consumatori e le assicurazioni, ma forse questo è un campo molto più problematico, magari gli operatori forse del gas e dell'energia. Che cosa state facendo appunto per cercare di limitare qualche volta anche i danni che i consumatori subiscono per pratiche commerciali scorrette che sono all'ordine del giorno che lei sa? Ma diciamo, ci sono, a parte il tema che abbiamo già trattato della piana competenza su questo, esatto, però insomma, pensiero anche per cercare di limitare. La sostanza, tutto il tema delle contestazioni tra operatori e cittadini, consumatori, perché il consumo in questo caso segue, se vuole, una interessante definizione di RIF che parla dell'accesso come nuova forma di consumo, è abbastanza importante secondo me. Comunque questo è un campo nel quale Agcom, con un aiuto assolutamente insostituibile dei Coricom, che sono i comitati regionali insediati tra i vari consigli regionali, svolge un'attività di intervento molto efficace per un motivo molto semplice. Questo è un qualcosa che se vuole copre tanti problemi, non ultimo proprio il copyright, e cioè tutto ciò che è amministrativo ha una capacità di soluzione molto più rapida. Certo, deve essere sottoposto ha un grado di appello giurisdizionale, ma ha la possibilità di risolvere i problemi con una rapidità inimmaginabile nel caso di cui ci si rivolga alla magistratura. Per quei Coricom che hanno la delega e sono la maggioranza alla definizione finale della controversia, il cittadino va a parlare col Coricom, se ha ragione esce con un assegno, quindi ha una rapidità di rimborso che è inimmaginabile altrove. Perché i consumatori queste cose non le sanno, Presidente? Bisogna che tutti gli diate un po' più di impegno, mi permetta, nella divulgazione anche dell'esistenza di questi strumenti e soprattutto nella loro efficacia, perché pare che questi messaggi molto spesso non passino, magari colpa o della situazione dei consumatori e dei giornalisti che sono impegnati a parlare di altro, però non trova? Non mi permetterei mai di criticare i giornalisti, no, perché ho tanto bisogno, quindi è una corporazione prudente che non mi sognerei mai di verità. Me la prendo con gli addetti stampa, per esempio, per no, la Paterone. No, ma qui c'è anche tutta questa tinta capillare a livello regionale, poi mai fuori scherzo, io credo che lei abbia ragione. C'è un problema, come sempre, di risorse, cioè noi o ci occupiamo di risolvere i problemi o ci occupiamo di pubblicizzare la risoluzione dei problemi. Però è vero che i consumatori non sanno, non si rendono conto di quando si danno quasi per perduto qualche volta di fronte a certe problematiche. Le faccio l'ultima domanda, perché questa è stata molto carina, questa cosa che ho trovato sul vostro sito, perché voi avete organizzato
tipo un autoveicolo che si è fatto 600 km in tutta Italia per valutare la qualità della banda larga, non è così? Che cosa avete trovato quindi? Dunque, è semplicemente un tentativo di attirare l'attenzione della sua corporazione. Ecco, cioè i giornali. Visto che è stato funzionale, no, anche io sono subito incuriosita. Infatti, noi abbiamo tutta un'attività, stiamo sviluppando tutta una serie di strumenti che possono essere scaricati dalla rete a seconda delle cose che vuole migliorare, se si tratta di banda larga, banda ultralarga, così, che richiedono, essendo applicazioni che si scaricano dalla rete, richiedono una competenza che posso avere anch'io, dare l'idea della semplicità dello strumento, e che permettono ad esempio di misurare la velocità di upload e la velocità di download, che permettono di verificare che i parametri contrattuali promessi dall'operatore siano rispettati, quindi tutta una serie di interventi che facilitano, ad esempio, un cittadino che volesse chiedersi al tale indirizzo dove intendo trasferirmi, o tale indirizzo dove io oggi abito, chi mi offre cosa, bene, con l'indicazione dei parametri di indicazione comunale, via numero 5, eccetera, c'è un elenco di quali sono gli operatori che offrono e che cosa offrono, quali sono i parametri, quali sono le promesse, quali sono le cose. Un comparatore. Un comparatore che permette ai vari decisori di fare una scelta relativa. Presidente Cardani, purtroppo devo salutarla, avrei la tentazione di chiederle, visto che avete anche la competenza sui servizi postali, che cosa ne pensa della società che eroga i servizi postali e del suo ingresso in una grande compagnia aerea, non so se ha sentito parlare di questa vicenda, ma si è stuzzicato la sua curiosità. Sono molto curioso, ma la mia curiosità non è ancora soddisfatta a pieno per poter dare una risposta. Benissimo, grazie molte, Presidente Cardani. Spettacolare, parola grossa, perché qua sbaglio anche i nomi dei presidenti perché siete davvero tanti. Ci sono rimasti Sergio Santorio, presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, e Guido Stazzi, segretario generale della Consob. Posso cominciare con lei, Stazzi, perché lei arriva dal mondo dell'autorità, ha già avuto in passato tutte esperienze con l'AGCOM e con l'Antitrust, quindi mondi sicuramente diversi, ha affrontato problemi diversi. Mi racconta un po' qual è la sua sensazione sullo stato attuale della relazione appunto tra autorità e mondo consumeristico e consumatori. Sì, non dovrebbe essere accesi. Effettivamente mi è capitato di frequentare questa sala in altri luoghi. Devo dire che intanto ringrazio per l'invito anche a nome del Presidente Degas, che stamattina è stato trattenuto a Milano da impegni istituzionali. Ieri sera mi ha delegato a rappresentare la Consob in questa occasione e quindi approfitto un po' della mia esperienza pregressa. Però leggendo il titolo, La regolazione ai tempi della crisi, non so per quale motivo mi è venuto in mente un romanzo di una trentina di anni fa, di Garcia Marquez, L'amore ai tempi del colera. Chiaramente il tema è l'amore, non il colera, i rapporti tra le autorità e il mondo consumeristico, un amore freddo, magari spesso contrastato, però quasi necessitato, di lunga durata, come quello vissuto dai protagonisti di quel romanzo. Appunto dico questo con una qualche cognizione di causa perché, come lei accennava, ho avuto modo di, nel corso di 25 anni, di lavorare prima all'Antitrust, poi alla GICOM e adesso posso. E effettivamente questo tipo di assetto, di rapporti, magari potrebbe l'evoluzione di questi rapporti tra le autorità di regolazione, l'Antitrust e i consumatori, potrebbe magari essere oggetto di un prossimo
c'è il rapporto del posto del forum con una sua qualche stratificazione. C'è stato, secondo me, un lento ma progressivo, inesorabile processo di contaminazione reciproca tra questi due mondi. All'inizio è stato molto difficile, c'erano le autorità, man mano che venivano istituite, si occupavano del core business, quindi della regolazione, delle imprese, e sfuggiva un po' questo mondo che era invece centrale, quello della tutela dei consumatori. E devo dire che le associazioni, anche con molta energia e con costanza, hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni e progressivamente, secondo me, anche con scelte organizzative azzeccate, tipo l'istituzione di direzioni dirette a regolare direttamente i rapporti con le associazioni dei consumatori e quindi a occuparsi di quel tema, hanno costituito il canale d'ingresso e di contatto molto, molto stretto di questo tipo, diciamo così, di attività. E devo dire che effettivamente, ad esempio, l'esperienza recente che ho in Consob, una delle attività più interessanti che ho trovato è quella di un tavolo creato qualche mese fa, che sta già dando dei frutti importanti, diretto a costruire una sorta di carta del consumatore, carta del risparmiatore, dell'investitore. Il metodo di lavoro è stato diverso dal solito, perché sono stati creati tre gruppi di lavoro, ognuno costituito da funzionari Consob e funzionari delle associazioni, esponenti delle associazioni dei consumatori, e sono andati a investigare, a creare, studiare, diciamo, vedere come migliorare la situazione in tre campi abbastanza interessanti. Il primo, quello della c'è un problema della camera di conciliazione arbitrale, che è abbastanza fermo, diciamo, perché sostanzialmente, che cosa succede? C'è una struttura di regole, ma poi le imprese non si siedono, quindi c'è l'idea, e la stiamo portando insieme, di andare verso un modello tipo quello dell'arbitro bancario della Banca d'Italia, e quindi c'è un processo proprio di costruzione delle regole a cui partecipano anche le associazioni dei consumatori, che poi sarà vagliato da corso, che sarà portata all'attenzione del governo per poter andare verso questo tipo di organizzazione. Poi un altro tema importante è quello di creare un network di investor education, cioè utilizzare tutta una serie di strumenti informatici, multimediali, formativi, costruiti e pensati insieme alle associazioni dei consumatori, per poter creare una consapevolezza maggiore nell'investitore, guidarlo nelle scelte di investimento. E poi l'altro lato, l'ultimo di questi tavoli, creare una migliore organizzazione nella gestione dei ricorsi. Questo l'abbiamo fatto sempre insieme, e magari anche guardando le best practice di tutte le altre autorità, come gestivano i ricorsi, che tipo di trattazione informatica avevano, abbiamo creato dei modelli nuovi. Ma ecco, mi preme sottolineare in questo momento che la novità di questo approccio è stato quello di sedersi in tavolo insieme, costruire insieme un processo organizzativo e regolatorio. Quindi mi sembra, nella mia esperienza, del fatto che c'è una cosa che non funziona, perché non è sempre banale, però ecco, non è l'istituzione che dice io farei così, che ne pensi, la consultazione pubblica, no, qui ci si è seduti insieme, varie riunioni, e si è costruito insieme un processo riorganizzativo e regolatorio, che poi sarà approvato dal tavolo dal Presidente Lega, se poi la Consob si farà carico di fare gli opportuni passi amministrativi e
organizzativi e regolatori per asseverare questo. In che tempi prevede che tutto questo possa essere? Tra 10 giorni verrà chiuso il tavolo e poi chiaramente si parte a scuola. La prossima edizione di Vegas è stata, appunto, potrà raccontarci qualcosa di più di questo nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie che fa capo a tutta la cosa, chiamiamolo così. Senta, il tema invece su quale siete stati adesso per voi il sistema. Il tema per il quale siete stati interpellati appunto da Consumer Forum è quello del crowdfunding, l'equity crowdfunding, che è questo modo nuovo, assolutamente innovativo per finanziare appunto le start-up. Nel nostro paese c'è tanto bisogno anche di creare nuove tipologie di impresa, perché sappiamo bene appunto in che condizioni viaggia il nostro paese. Ci può spiegare in termini semplici appunto che ruolo ha la Consob in questo nuovo meccanismo di raccolta di capitali? Guardi, non potrei dire meglio di chi ha fatto il rapporto, che in 8 pagine ha condensato in modo perfetto, per dire, ma in brevissimo. Effettivamente Consob prima in Europa ha regolato l'equity crowdfunding, cioè la possibilità di costituire dei portali internet diretti a raccogliere fondi che poi potranno essere destinati a start-up innovative, cioè imprese, non tutta la panoramica di imprese nuove, giovani, ma a determinate imprese con determinati profili enormi. E questo, diciamo così, si è voluto in qualche modo anche limitare un pochino il campo, e devo dire che l'estensore della nota effettivamente alla fine elenca alcuni punti critici che sono assolutamente condivisi anche e conosciuti da Consob, perché si sono voluti mettere un pochettino di paletti per contemperare l'esigenza di far partire questo sistema e anche con quello di comunque dare un livello adeguato di tutela agli investitori, che comunque devono essere consapevoli che investono in imprese rischiose, in cui si rischia comunque di perdere anche quella soglia in genere piccola, bassa di risparmio che viene dedicata. Però sicuramente è uno dei sistemi che Consob sta immaginando per poter avvicinare le imprese agli investitori in un momento in cui è chiaramente molto difficile l'accesso al credito, soprattutto per le imprese piccole e soprattutto per i giovani con buoni redditi. Soprattutto l'auspicio naturalmente che non mettiate dei vincoli. I vincoli sono stati messi in questo momento, ma poi sono mobili e quindi vediamo come va il mercato e poi man mano intervenire un po' di più. Benissimo, grazie anche a Guido Stazzi, allora andiamo verso l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che appunto prima abbiamo saputo, allora ha adesso questa nuova anche collaborazione con dell'antitrust, non so se è nuova, ma sicuramente, come dire, è un aspetto molto importante anche della vostra attività. Vi toccherà anche controllare che le imprese non facciano, come dire, concorrenza sleale, che non si aggregino, che non facciano cartello anche per quello che riguarda appunto la vostra attività. In che modo intendete collaborare con l'antitrust in questo senso? Dunque, questo annuncio che ha fatto il Presidente Pitruzzella insieme a me è molto rilevante, perché la collaborazione tra chi è esperto in tutela della concorrenza e chi è esperto viceversa in vigilanza sugli affidamenti e sul regolare rispetto della legge delle gare è fondamentale, è una sinergia, diciamo, unica che può condurre a migliorare la legalità e il relativo rating. Adesso per venire al tema della relazione tra la mia autorità e il consumatore, perché la vostra effettivamente può apparire, per dire, un'autorità molto distante, no? Da cittadino. In effetti, io devo dire che l'apparenza inganna, cioè come molto spesso, cioè in realtà gli effetti indiretti sul consumatore nel nostro settore si rilevano. Noi l'altro anno, come lei ha ricordato, ci eravamo occupati dei prezzi degli acquisti nella sanità. Esatto, prezzi tema che ancora continua. Però sull'articolo di Panorama permetterei una critica, nel senso che l'articolo rispetto a una vecchia posizione
che è stata assolutamente superata recentemente, quindi l'articolo non è sostanzialmente aggiornato, perché quel contenzioso, dato che abbiamo dato notizia, è stato fortunatamente e recentemente superato vittoriosamente per l'autorità, cioè nel senso che il Consiglio di Stato, organo dal quale tra l'altro provengo, ha dato ragione all'autorità e ha sostanzialmente riconosciuto la legittimità della nostra classificazione, elencazione dei prezzi, quella almeno che avevamo riusciti a fare. Prezzi di riferimento di prezzi. Ecco, secondo me proprio sui prezzi di riferimento si gioca la grande interazione che c'è tra la mia autorità e il consumatore, perché questi prezzi si riflettono inevitabilmente sulle tasche del consumatore, perché il consumatore paga di più i servizi, paga di più, paga molto più, paga più tasse di quelle che dovrebbe, perché le opere pubbliche costano di più. Chiaro che il consumatore, se la metropolitana di Roma costa tanto, veramente costa tanto rispetto ai medi europei, ecco, e poi potremmo anche sapere perché, ma questo naturalmente è un problema di tecnica che appesantisce il colloquio sui ecco, se costa tanto si riflette sulle tasche dei consumatori, perché poi si deve riflettere inevitabilmente sul piano economico e finanziario e soprattutto sul prezzo del biglietto e cose del genere. Tutta la materia che seguiamo noi direttamente si riflette pesantemente sulle tasche del consumatore. Io vorrei però dire l'ultima cosa che noi abbiamo fatto, perché io vorrei parlare di cose che abbiamo fatto, non cose che faremo e potremmo fare, come spesso si fa. Ecco, l'ultima cosa che abbiamo fatto è una delibera del 18 novembre 2013 che va in gazzetta domani è il 27, no? Ecco, vai in gazzetta del 27, questa delibera riguarda la disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e della verifica dell'impatto della regolamentazione. Ecco, di cosa si tratta? Si tratta di un provvedimento di carattere generale che attua un principio indefettibile nella disciplina normativa e nella regolazione anche da parte dell'autorità, quindi appunto dopo, sia sul piano delle norme primarie, delle secondarie che della regolazione delle norme, ed è la valutazione dell'impatto di questa regolazione. Perché interessa il consumatore questo? Perché innanzitutto è una prima esperienza nel campo delle autorità un provvedimento del genere, e soprattutto il legislatore non l'ha mai attuato, ma sapere cosa le norme sia di primo che di secondo grado producono nel loro impatto entrando nell'ordinamento è fondamentale. Ci sono delle norme che hanno a volte un impatto del tutto diverso da quello che ci si aspettava. Anche la regolazione da parte dell'autorità può avere un impatto a volte negativo sul consumatore. Questa delibera che io invito veramente a tenere presente ha una caratteristica, quella che segue nella regolazione, nell'analisi del stato di regolazione, segue il modello tipico dell'autorità, la consultazione, ecco, cioè la partecipazione diciamo con questo termine anglosassone che dice tutto, dei stakeholders, ma anche dei cittadini, a partecipare alla verifica dell'impatto della regolamentazione a tutto tondo. Noi, questa delibera è stata descritta in un recentissimo articolo del Sole 24 Ore del 20 novembre, che a pagina 46 ha parlato ha sentito l'articolo atti dell'autorità con débat public, cioè istituire una forma di consultazione, una forma di partecipazione dei singoli alla verifica della regolazione. Questi singoli sindaci, sono tutti, possono essere associazioni dei consumatori che ovviamente rappresentino in forma organica i cittadini, possono essere le imprese, le associazioni di imprese, chiunque, la consultazione avviene in modo molto semplice, come in tutte le autorità è noto, attraverso la pubblicazione di un documento base che viene pubblicato sul sito web dell'autorità e poi da questa pubblicazione nasce poi la possibilità per gli aventi interesse di interagire con l'autorità stessa e di suggerire le migliori forme di regolazione, cioè una forma di regolazione che viene dal basso, che facilita quindi il consumatore o le associazioni di consumatori. Io la trovo una forma assolutamente innovativa nel settore. Ma è stata una vostra idea, Presidente, o è una... No, è stata una nostra idea. Guardi, adesso lo dico, non so, io tanto è difficile no. Censarsi, ma questo purtroppo è...
purtroppo lo devo riconoscere, è un'idea dei nostri uffici, del nostro consiglio, insomma è un vanto della nostra comunità avere istituito una forma di interazione dal basso di questo tipo. Lei l'anno scorso, proprio in questa sede, ci aveva annunciato la nascita, la creazione di questa banca dati nazionale dei contratti pubblici. Oh, la banca dati nazionale dei contratti pubblici esiste da quando esiste, sì, esiste da quando c'era Sorcan, dunque, e ha avuto la seguente evoluzione: è nata come banca dati a fini statistici, cioè per raccogliere elementi che servissero di documentazione e di ausilio alla regolazione nel campo dei contratti. Poi ci si è accorti che dovendo questi contratti confluire tutti, e sono 1,5 milioni di contratti circa che si fanno all'anno nella banca dati, nei vari elementi, valori, generi acquistati, stazioni appaltanti, durata del contratto, pagamenti, poteva essere utilizzata ad altro fine. Sui pagamenti, ad esempio, si può sapere, noi cerchiamo di sapere se questi termini di pagamento siano rispettati, perché questa è un'interazione con i consumatori, perché i debiti delle pubbliche amministrazioni sul sistema imprese si ripercuotono inevitabilmente sul sistema, quando falliscono le imprese, eccetera. Però serve questa pagata per accelerare gli affidamenti e quindi serve anche per la qualificazione. E questo è un aspetto che è in corso. Una sorta di credit scoring per le imprese, insomma. Cioè, allora nelle gare c'è una fase preliminare che è la qualificazione. La distinzione fondamentale è che nelle gare dei lavori la qualificazione avviene con una procedura eteronoma, cioè avviene al di fuori della gara, cioè la commissione di gara si trova già la qualificazione pronta attraverso una certificazione, attraverso un'altra certificazione. Fatta talora, cioè fatta anche attraverso le cosiddette SOA. Ecco, nelle gare del servizio ci resta questa qualificazione fatta all'interno delle gare, così come si faceva prima che il sistema si costruisse. Le associazioni di imprese delle costruzioni vogliono che la qualificazione sia fatta fuori, cioè che le commissioni di gara si occupino soltanto della valutazione dell'offerta. Questo è fondamentale per capire il sistema di gare in Italia, perché il sistema di gare io stesso ho fatto fatica. La mia prossima domanda era proprio quella, volevo capire qual è l'ambito pubblico sul quale è più difficile vigilare. Continuiamo a leggere appunto gli sprechi legati alla sanità, ma quando metteremo uno stop a tutto questo, Presidente, anche grazie alla vostra attività? Guardi, allora il cioè, se c'è questa autorità, perché dobbiamo chiamare Contarelli anche a dire? No, ma non con l'autorità di cioè meglio con l'organo commissario, noi abbiamo sempre agito. Il commissario, diciamo, cura gli sprechi non soltanto degli acquisti. Per quanto riguarda gli acquisti, o meglio i contratti della pubblica amministrazione, sono un valore annuo di 130 miliardi di valore. Su questi 130 miliardi si può risparmiare e si può risparmiare attraverso il controllo dei prezzi, i prezzi di riferimento. Noi sui prezzi di riferimento abbiamo un compito che ci ha affidato dal codice dei contratti, l'articolo 7, ci affida il compito di seguire i prezzi di riferimento di tutti i contratti, anche di lavoro. Poi una normativa che ricordavo l'altro anno, quella del governo Monti, ci ha affidato anche il compito nelle prezzi della sanità, cioè quei 30 miliardi, eccetera. Contarelli è diciamo vicinissimo alle nostre problematiche, noi abbiamo in programma incontri con il commissario, così come li abbiamo avuti molto importanti incontri con il commissario Monti che ci ha più preceduto. Voi avete anche un'altra competenza molto delicata, che è quella delle mense scolastiche. Le mense scolastiche fanno parte dei contratti che fanno gli enti che hanno l'onere di provvedere a questa funzione. E per quanto riguarda queste gare non sfuggono alla normale disciplina di gara delle gare dei servizi. Lì c'è un problema, naturalmente, delle mense scolastiche, che è il cosiddetto chilometro zero, cioè se favorire o meno la vicinanza della mensa al luogo dove viene servito il traffico. Sì, ecco, questo è uno degli aspetti, ma quello è un aspetto che va calcolato caso per caso, perché c'è il centro urbano, c'è il centro meno antropizzato e così via. In sede di gara arriva un'azienda che presenta false dichiarazioni, voi avete anche una bella attività sanzionatoria nei confronti di queste, vero? Sì, allora, per quanto riguarda l'attività sanzionatoria delle false dichiarazioni, diciamo che la qualificazione alla quale mi riferivo prima si serve principalmente delle autodichiarazioni, almeno si è servita finora principalmente delle autodichiarazioni. E noi abbiamo in materia di false dichiarazioni una competenza sanzionatoria vistosa e
molto capillare di cui ci occupiamo tutti i giorni, nel senso che tutti i giorni avviene che in una gara ci sia appunto una denuncia di falsità. Ma la falsità va superata, il problema della falsità va superato. Il nostro trend, lo sviluppo che io vedo di questo problema è nel senso dell'acquisizione d'ufficio dei dati, in modo che nessuno debba possa dichiarare il falso reddito, un po' quello che noi ci applicheremo nel fisco. Cioè, se si potesse ad esempio avere la possibilità che il fisco prepari le dichiarazioni dei redditi e prepari le dichiarazioni dell'IMU o di quella nuova tassa che è stata la IUC, certo, ma abbiamo finito, poi non ci mettiamo qualcos'altro entro domani o però esiste almeno questo sistema di preparazione, esiste in alcune province autonome, provincia di Bolzano, di Trento, la dichiarazione dell'ICI ieri l'ICI oggi viene fatta direttamente dall'ente locale, quindi noi ci dobbiamo preparare un sistema di questo tipo. Speriamo che sia in allora Fabio Piccioli, abbiamo terminato, sì. Abbiamo preparato anche le conclusioni. Grazie. Io sviluppo veramente 5 minuti per andare per titoli. Il primo titolo è ovviamente ringraziamenti. Ringraziamenti a chi era presente, ringraziamenti a chi ha predisposto il rapporto, ringraziamento allo staff di Consumer Forum, ringraziamento particolare a chi si è sobbarcato quasi 4 ore in piedi. L'anno prossimo cercheremo di essere un po' più, stiamo già parlando una videoconferenza con l'altra sala, vedremo anche questo. Ringraziamento a tutte le autorità, le associazioni, le imprese presenti. Quest'anno ho visto, e mi fa molto piacere, molti più presidenti di associazioni di consumatori presenti e via dicendo. Quindi i ringraziamenti li chiudo qui stringendo tutti in un unico ringraziamento. Ovviamente la vostra scomodità è la mia gioia, è la nostra gioia, perché vuol dire che questo evento anche quest'anno ha avuto successo, avere persone che appunto per la sala piena ancora a quest'ora, persone che si sono dovute accomodare fuori, per noi non può che essere un fatto positivo. Piccole cose, io credo che mai come quest'anno, senza nulla togliere a tutti i rapporti precedenti, il rapporto abbia portato nel segno, perché abbiamo tra virgolette costretto le autorità a confrontarsi sul rapporto e non andare random, andare su quello che era, anche l'ultimo del dottor Santoro che è entrato proprio nel merito di ciò che ha fatto, non di quello che dovrà fare, quello che ha fatto, ma vale per il dottor Stazzi, vale per il dottor Rossi, vale per tutti. Ecco, esserci confrontati su quello e su due aspetti a mio avviso fondamentali di questo rapporto, di cui non posso che nuovamente ringraziare Roma 3, la dottoressa Carleo, il dottor Bassani e tutti. Ci trovo due, ma abbraccio tutti i colleghi e gli amici dello staff della dottoressa Carrelli. Il primo, lo semplifico al massimo, spero di essere ugualmente chiaro, passare dalla collaborazione alla cooperazione tra autorità. Possono sembrare cose molto vicine, ma non lo sono. E questo secondo me è un aspetto estremamente importante su cui dobbiamo ragionare, devono ragionare. Credo che potremo ragionare insieme. Il secondo aspetto, che per me è, permettetemi un fatto personale, l'ho detto anche l'anno scorso, per me è la vita, visto che questo è stato anche il mio percorso professionale, è l'Europa, l'aggancio con l'Europa. Noi non siamo più un paese che vive in maniera autarchica, ma dobbiamo vivere all'interno delle regole che ci vengono date. Abbiamo sentito, ne cito uno per tutti: se il garante privacy esiste è perché è stata fatta una direttiva nel 95, ma questo vale per ognuno, quindi credo che questo sia l'aspetto importante. Mi fermo qui perché altrimenti dovrei proseguire citando tutti i rapporti e tutte le persone che sono intervenute. Mi permetto, perché ormai credo di poter dire amicizia è una parola grande, ma spero di potermi onorare di dire questo qui. Voglio citare però nuovamente il dottor Santoro, il presidente Santoro, per un motivo. Troppo spesso, e parlo per me stesso, non voglio parlare per gli altri, abbiamo sottovalutato quanto è importante per i consumatori l'autorità che il presidente Santoro presiede. È importante, abbiamo parlato di mense,
abbiamo parlato di farmaci, ma se andiamo avanti sono mille i problemi che quell'autorità, e credo che noi come consumatori, come consumeristi, dobbiamo ricordarcelo un po' più spesso, un po' più spesso. Concludo con un aspetto. Io credo che mai come oggi Consumer Forum abbia fatto il proprio dovere. Mi spiego meglio. Consumer Forum non è un'associazione di consumatori, non vuole essere un'associazione di consumatori. A me piace parlare italiano, conosco troppo poco l'inglese. Consumer Forum vuole essere un pensatoio, vuole essere un momento di confronto tra le parti. Ecco, credo che questo oggi noi siamo riusciti a fare. Con il rapporto prima, con gli interventi poi, con le domande in alcuni casi anche provocatorie e magari senza risposta dell'amica Deborah Rosciani, adesso sta alle singole associazioni vedere dove è possibile recepire tutto ciò che è stato detto in questa sede, recepire quello che è scritto all'interno del rapporto predisposto e come poi metterlo in pratica. Io ne ho detti due, ma chi avrà voglia di leggerla tutta, e quest'anno è veramente corposo il rapporto, vedete che ce ne sono molti di spunti e non sono quelli solo esclusivamente l'autority come abbiamo fatto, come è stato fatto, ma anche da altri in passato. Abbiamo cercato di entrare nel profondo quest'anno, ancora di più del passato, lo ripeto, e credo che svolgendo fino in fondo il compito di Consumer Forum abbiamo dato l'occasione alle 12 associazioni di consumatori, ma anche alle imprese, che mai da dimenticare che sono all'interno di Consumer Forum e sono associazioni di imprese, che sono un valore enorme, il valore enorme appunto di questa specificità italiana, forse non troppo compresa fino in fondo quanto questa unione, impresa, associazioni di impresa, associazioni di consumatori, atenei, riescono a portare al paese, permettetemi questo paese, questa parola forse un pochino grande, ma l'abbiamo fatto in passato, noi speriamo di farlo anche in futuro, con la collaborazione come quest'anno, e concludo realmente, con la collaborazione di tutti gli scienziati, come li chiamo io, delle università, con la collaborazione dei soci di Consumer Forum, di qualunque stazione consumerista o di impresa, con il piccolo contributo che come dirigenza attuale stiamo cercando di dare appunto per questo periodo che ci è stata data questa bellissima incombenza. Grazie. Termina qui questa mattinata di interventi e ci risentiamo per la prossima occasione. Sono Carlo Cardarelli della Acumarche, mi trovo qui nella sala Danilo Longhi della Union Camere di Roma in compagnia del dottor Fabio Picciolini, presidente del Consumer Forum, al quale chiediamo un po' il bilancio di questa giornata e in particolare un po' il bilancio di tutto quello che è stata l'attività del Consumer Forum in questo anno. Cosa ci può dire, Presidente? Ma sulla giornata odierna non posso che dire bene per il contributo che ci è venuto dalla collaborazione con Roma 3 per quello che riguarda lo studio presentato sugli enti regolatori in Italia, ma io aggiungerei anche in Europa, rispetto alla tutela del consumatore. E non posso che dire altrettanto bene perché tutte le autorità, come ogni anno, sono state presenti e hanno portato idee estremamente utili e importanti. Se posso aggiungerlo, quest'anno più che in passato hanno lavorato sul nostro lavoro e sul lavoro di Roma 3, e questo è importante perché dimostra che questa collaborazione tra un ente scientifico e un'associazione di imprese e di consumatori è possibile, non è una utopia.
Per quello che riguarda l'ultimo anno, io credo che parlino le attività svolte. Noi abbiamo fatto quest'anno già alcuni eventi, abbiamo fatto un evento ovviamente che è una delle cose storiche di Consumer Forum sulla conciliazione. Abbiamo fatto per la prima volta un discorso sulla sicurezza alimentare e sullo spreco alimentare, che è uno degli argomenti, peraltro l'anno prossimo sarà l'anno europeo contro lo spreco alimentare. Abbiamo inventato, tra virgolette, chiaramente questa iniziativa che speriamo si recuperi negli anni di Consumeating, in cui abbiamo parlato sia a livello europeo sia coinvolgendo tutti i soci di Consumer Forum, quindi imprese, atenei e associazioni consumatori. E infine oggi, come ultima iniziativa dell'anno esterna, perché il lavoro interno non finisce mai, la sesta edizione, settimo rapporto per quello che riguarda appunto le autorità indipendenti. Quindi per questo primo anno anche di mia presidenza posso dire, non posso che esserne estremamente soddisfatto, anche per la possibilità di avere appunto collaborazioni estremamente utili, estremamente importanti, che consentono di fare forse anche un pochino di più di quello che riusciremo a fare da soli. E per quanto riguarda l'interattività delle associazioni consumatori con l'autority, io ho trovato interessante quella giornata di oggi, ma si potrebbe prevedere anche in futuro una parte serale dove le associazioni interloquiscono direttamente con questa autority? Nel mio intervento finale di saluto ho detto proprio questo, che secondo me dobbiamo cogliere quanto oggi le autorità hanno detto, che poi possa essere di sera, possono essere incontri programmati, possono essere altri eventi pubblici, sicuramente sì. Oggi le autorità hanno detto una cosa importante, hanno detto che bisogna passare dalla collaborazione alla cooperazione, che sembrano parole simili ma sono invece molto diverse. Questa cooperazione deve esserci anche con le associazioni dei consumatori, cioè non è più sufficiente tutelare il singolo che ha un problema con l'antitrust piuttosto che con l'arbitro bancario finanziario, è necessario arrivare a una tutela collettiva, e la tutela collettiva si può avere solamente coinvolgendo in prima persona le autorità e le associazioni. In questo modo riusciremmo anche a supplire a quella gravissima carenza o legge fatta male, ha detto in maniera ancora più chiara, che è la mancanza della class action. In questo modo riuscire a parlare direttamente con le autorità e risolvere i problemi associazioni e autorità, secondo me riuscirebbe anche a supplire a questa carenza nazionale. Qual è il sito dove un cittadino può informarsi sull'attività del Consumer Forum? Consumer Forum è molto semplice, www.consumersforum.it, ma aggiungo che non solamente un'informazione sull'attività di Consumer Forum, noi abbiamo alcune finestre, tendine, come si usa chiamarle, in cui c'è anche l'attività dei singoli soci. Noi abbiamo 35 soci, 36 esattamente, e all'interno diamo sempre voce a tutti i soci che fanno delle iniziative. Non solo, all'interno, a livello digitale, possono essere trovate le nostre agenzie di stampa, che sono sia nazionali sia europee. Per chi vuole poi ci sono anche gli articoli che magari ci chiedono gentilmente o televisioni o giornali, in cui esprimiamo la posizione di Consumer Forum. Ringraziamo il dottor Fabio Picciolini e gli auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie.